Grave incidente lungo la circonvallazione esterna all'altezza di un noto negozio di articoli natalizi. Nell'impatto è morta una ragazza di 16 anni di origini eritree. Nell'incidente coinvolte due auto e anche un camion. Pare che la ragazza fosse giunta oggi a Giugliano e che stesse attraversando la circonvallazione esterna in un tratto pericoloso e ad alta percorrenza. Alcuni testimoni raccontano che la giovane, insieme ad altre sei amiche, si sia data alla fuga per paura di un arresto dopo aver visto un'auto dei carabinieri. La sedicenne, insieme ad altre donne, si trovava in un centro di accoglienza proprio a Ponte Riccio. Sul posto sono giunti gli agenti della stradale per gli accertamenti e i medici del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Pare che la sedicenne si fosse messa in viaggio dall'Eritrea in fuga dalla fame e dalla miseria, un percorso durato 10 giorni, terminato lungo la circonvallazione esterna a Giugliano. Lei, 16 anni, aveva solo voglia di vivere, i suoi sogni si sono infranti però su un asse viario a scorrimento veloce nella periferia a nord di Napoli, dall'Eritrea alla Libia, poi l'imbarco su chissà quale carretta del mare, probabilmente con due sorelle, infine l'arrivo a Palermo. Lì gli smistamenti, la prima accoglienza e la decisione di trasferirla a Giugliano nel centro di accoglienza. Altro viaggio, altre speranze. Giunta a Napoli, la giovane venne quindi immediatamente condotta lungo la circonvallazione esterna. Stamattina però, insieme ad un altro gruppo, pare avesse deciso di spostarsi e di raggiungere Roma, dove risiedono alcuni conoscenti e forse parenti, e dove c'è una folta comunità eritrea. L'inesperienza, la paura, il timore però ha giocato un macabro scherzo. La giovane è morta sotto gli occhi delle compagne e con lei tutti i suoi sogni di giovane adolescente di soli 16 anni.